Caffè. Grazie. 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 Quanto zucchero? Uno. Uno anche per me. Ma che avete da ridere voi due? Abbiamo deciso che il bambino si chiamerà Giovanni. Come te. Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800 03 0407. Salve a tutti con questo speciale spettacolo che racconterà la storia del divertimento nella nostra regione. Lo farà attraverso illustri relatori ed ospiti dei nostri studi. Saluto cordialmente Stefano Cardelli, noto gestore di una delle discoteche che ha fatto la storia della città di Pescara, la discoteca La Fabbrica. Chi non ricorda e chi non ha almeno qualche ricordo con questa bellissima struttura. Grazie Stefano per aver accettato il nostro invito. Grazie a te e buonasera a tutti. Luciano Marrone di Radio Parsifal, alla radio storica del capoluogo adriatico. Ciao Luciano, in perfetta forma. Grazie, buonasera a tutti gli spettatori. Il principe della risata, Vincenzo Olivieri. Grazie, bellissima definizione, me la rivendo sicuro. Principe della risata, grazie, buonasera a tutti. Uno dei più noti DJ della nostra regione, Mauro Cesarone. Ciao Mauro, che torna. Mauro è praticamente di casa. Grazie, buonasera a tutti. Uno che è di casa, con cui vorrei subito aprire il nostro appuntamento qui a TVQ, è Vincenzo Olivieri, che artisticamente è nato a livello televisivo proprio con TVQ, non sì, è così? Sì, è un piacevole ritorno, ho iniziato proprio qui televisivamente parlando, proprio con TVQ all'inizio, poi TVQ, e effettivamente ho passato tutta la mia... cioè avevo... Tanti capelli fa! Sì, 18 anni, poi vedremo, sarà qualche immagine che farà ricordare questo, ma soprattutto perché lì a quei tempi si faceva tutto... così, fatto in casa, i cartelli non c'erano, quelli elettronici, si facevano proprio disegnati e si riprendevano con la telecamera, quindi per dire gli albori proprio della televisione. Ma e qui ho fatto sia programmi per i ragazzi, per esempio ti dico una cosa, dico anche ai nostri spettatori, probabilmente non si ricordano, ma nel 90, quindi 10 anni dopo, uscì il primo videoclip, prima non c'era, quindi noi che facevamo programmi dedicati anche al mondo della discoteca, eravamo costretti a fingere, nel senso ci stavano delle persone in studio, mettevamo un disco, come le classifiche che si facevano in radio, i ragazzi ballavano, qualche inquadratura sulle luci, un po' così, e quello era il video. Quello era il video della, diciamo, videoclip, non c'era nient'altro. Quindi, programmi per i ragazzi, poker dassi naturalmente la sera, insomma, quindi tante cose che ho fatto qui a TV. Quindi, ecco, comunque... siccome vogliamo iniziare in allegria questo nostro appuntamento, tu hai portato delle clip, delle immagini davvero storiche per Pescara, ma per l'intera regione Abruzzo, perché ricordiamo, TVQ è stata la prima emittente televisiva privata d'Italia, nata nel lontano 1968, forse Mauro non era ancora nato, no. Noi sì, noi che abbiamo un po' meno capelli oggi rispetto a ieri. Ecco, vogliamo iniziare a presentarle queste clip, a far rivivere certe emozioni. La prima è proprio, cioè ci tengo perché effettivamente sulla scrittura del professor Rosato è andato in onda questo Teledico Io, che era un telegiornale tipo Striscia la Notizia, antesignano. Quindi avete anticipato i tempi. Assolutamente sì. Vincenzo Olivieri ha anticipato i tempi e non è il primo caso, poi vedremo anche altri casi. Sì. Allora preghiamo la regia, il nostro Leo Di Blasio, di mandare in onda questa clip davvero molto interessante e divertente. Vediamo che cosa dice di bello. Buonasera e benvenuti alle notizie fresche. Dunque, diamo la precedenza ad una notizia di calcio. Se state mangiando, tanto meglio, ci andrà come il calcio sui maccheroni. Davanti a quella sbarra tu fremi perché hai voglia di avanzare, ma non si può passare, il treno dov'è? Questo succede naturalmente in attesa della nuova grande stazione, ma quando sarà pronta... Chi prima arriva sbelle, le dette in cui è finite, la splendida stazione si vedrà. E questo da almeno 20 anni.
Serene me le stelle, le avrem forse addocchiate, ma la stazione ancora non ci sta. A Pescara chiuso il ponte Risorgimento. Che fanno gli automobilisti? Ecco, fanno... che fanno? Pronto? Ah sì, ecco, ce lo dirà il servizio. Sul ponte non passiamo e ci mordiamo la mano. I candidati, una volta eletti, infervorati come saranno dal successo ottenuto, daranno sicuramente tutto se stessi perché finalmente la regione abbia... Un cacchio! Sì, insomma, un semplice cacchio, care amiche, purché piantato con accortezza, vi darà un intero vaso fiorito. Un giardino in casa, insomma. Auguri! Delle guizze, come mi divertono queste delle guizze, come mi fruttano, dovete sapere che mi scombiccio ogni volta, non dico solo a voi, però mi fruttano da morire, mi fruttano queste guizze, mi fruttano da morire, mi fruttano. Oggi è destino, pronto? Sì, ah, ecco, mi fanno segno che c'è in arrivo una notizia. Dove arrivare? Scusa, è arrivata lì. Dunque, questa notizia arriva come al solito all'ultimo. Ma e cosa... qua ci hanno appioppato pure l'Igasti! Ma no, 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 lei forse vorrà dire l'IVA. Ma che l'IVA? L'IGA, imposta sui calori aggiunti. Oh, ma insomma, signorina, basta, lei vada fuori per cortesia, stop, regia, chiudiamo il nostro servizio e... Insomma, lei mi costringe che, insomma, io devo andare un'altra volta a batte. No, ma insomma, ancora, prego, vada no, via. No, dico, per vada via, fatti ritirare. Vada via, grazie, chiudiamo qui. Quello che avete visto era Vincenzo Olivieri, ovviamente con Gianfranco Valli, altro noto personaggio che ha caratterizzato la storia della televisione abruzzese. Stefano Cardelli è stato anche amministratore, tra l'altro, della città di Pescara. Con quale emozione ha seguito questo primo filmato del 1980? A parte i filmati della stazione o dell'asse attrezzato famoso, che poi non ho mai capito perché si chiama così, bello, vabbè, ma Vincenzo è storia pescarese, quindi è un patrimonio artistico, assolutamente, anzi il patrimonio artistico, a parte la simpatia, ricorda sempre gli anni, forse anche i più belli di Pescara, gli anni 80, gli anni 90, insomma Pescara era spumeggiante, era la famosa Pescara da bere, no? E quindi molto, io poi qualcosa mi ricordo perché a differenza vostra anche io insieme a Mauro ero nato da pochissimo, quindi ma secondo Stefano accomunato. Cardelli si può raccontare anche con il cabaret la storia di una città, di una realtà come quella pescarese? L'arte di Vincenzo è quella, Vincenzo ci fa rivivere in tutti i suoi spettacoli quelli che i momenti, i personaggi, le mode, tutto quello che accadeva in quei periodi, quindi dicevo prima, proprio prima, che ascoltare Vincenzo ti fa comunque rivivere, a parte divertimento assicurato, ma ti fa rivivere dei momenti che uno forse a volte dimentica anche, quelli di Piazzalotto, dei vitelloni, sono... La macchina che si andava a parcheggiare le 2 di pomeriggio per avere la possibilità di appoggiarsi la sera. In quella bellissima Piazzalotto. Stato dove, simbolo. Quindi, sorride sì. Luciano Marrone, che con la sua Radio Parsifal ha festeggiato poco tempo fa i 40 anni di vita. Infatti. Ecco, a cosa pensa in questo momento? Io praticamente guardando il video 1980, erano già 2 anni che facevo radio e Vincenzo poi iniziò proprio con me a fare il cabaret, il suo mestiere che porta avanti anche lui da 40 anni. E spero di averti portato fortuna. Come no? Tu anche a me. Programma storico, bellissimo. Quindi... Io prima facevo imitazioni, quindi ho iniziato con le imitazioni, poi ho fatto dei personaggi miei, dei caratterismi e così, e quindi da Parsifal partì con questo programma, La fine del mondo. Poi... Una grande nostalgia di quei tempi, come diceva Stefano, perché gli anni 80 e anni 90 ce li ricordiamo con la fabbrica, quella notte, ce li ricordiamo con le feste in spiaggia, Piazza Salotto, le palme, cioè tutto... Si racconta con il cabaret e si racconta anche con la musica, la storia del territorio. Mauro Cesarone. La musica senz'altro è stata sempre una componente che in parte ha accompagnato fenomeni di cabaret come quelli
di Vincenzo, ma che comunque ha contraddistinto delle epoche. Infatti si richiama spesso la famosa musica anni 70, che è quella, diciamo, da cui sono nati i brani cantati, suonati quando si arrangiavano i pezzi, si cantavano, si suonavano, oggi si compongono, basta un PC e abbiamo fatto un disco. La musica, sì, perlomeno per me è stata sempre una componente della mia vita e lo sarà sempre, ogni anno cambia forma, ma è sempre quella. Io sono di qualche annetto più piccolo di loro. Sei giovanissimo. Beh, no, giovanissimo no, però giovane, un po' più giovane di loro, quindi ricordo esattamente le prime serate di Vincenzo e comunque di tutti quelli che facevano cabaret allora, ed era una cosa felice, che mi faceva star bene. Come, scusami se ti interrompo, è importante dire che i DJ di allora erano, insomma, voglio dire, dei DJ con i noi mi ricordo un episodio particolare, aspettavamo, perché eravamo ragazzini quindi non potevamo andare, molti, cioè alcuni andavano a Rimini, che era la patria, e noi aspettavamo la notte che tornassero perché portavano le cassette registrate del DJ di allora, che se non ricordo che stava Ivana, stava la discoteca, vabbè, insomma, queste discoteche di Rimini, per ascoltare musica che arrivava da lì, insomma, cose. E voglio dire, i DJ di allora forse facevano più fatica, perché me li ricordo con queste borsoni pieni di vinili pesanti, che pesavano. Adesso no, perché una pennina sono tecnologizzate, esatto. Quindi voglio dire, ma quantomeno Vincenzo, chi segue i palinsesti della nostra emittente spesso e volentieri si imbatte in reperti storici, sì, in trasmissioni che hanno segnato davvero la storia della televisione abruzzese, come tra l'altro Roba da Matti. Io so, sì, per certo che hai consegnato alla regia, sì, una clip tratto proprio da questo programma di successo, sì, di TVQ. Sì. Vuoi anticiparci qualcosa? Prima era un di programma che in onda? Noi facevamo il pomeriggio per i ragazzi, ripeto, come ho detto prima, li invitavamo in studio, lo studio che diventava una sorta di discoteca. Qui in questo caso, siccome era estate, facevamo anche diciamo degli spettacoli al di fuori della televisione, quindi dei giochi sulla spiaggia. E in questo caso proprio c'è, guarda caso, l'incontro fra due radio locali, fra Radio Parsifal e Radio Odissea. E allora vediamo insieme cosa abbiamo preparato proprio per voi. Che c'è? Che? No, stasera il programma non lo posso fare, sto ancora qui, non lo vedi? Sto con il montaggio! Non posso venire, no! Non lo vedi come sta? Ma insomma, dai, no, dai, non si può! Vabbè, comunque. Buonasera! Non avevo capito perché. Buonasera, Roba da Matti oggi non può andare in onda perché sono ancora qui, no? Sono in déshabillé, scusate. E andiamo a cominciare, quindi andiamo a vedere cosa è successo ieri presso lo stabilimento La Lucciola fra le due squadre, cioè Radio Parsifal alla mia destra, qui farei un applauso da parte di Radio Odissea, e fra Radio, appunto fra Radio Parsifal e Radio Odissea alla mia sinistra, qui pregherei di fare un applauso. Via con Radio Privata in bikini. La stagione estiva, che poi non sembra molto estiva, ma comunque 1981. Qui abbiamo l'inserviente, che ringraziamo, che sta mantenendo il filo per operare qui, altrimenti poi va tutto in acqua, perché abbiamo avuto una mareggiata paurosa. Il nostro Di Marco anche è stato coinvolto, adesso comunque sta lì là tutto bagnato. Abbiamo le squadre per la finalissima, perché abbiamo anche fatto la semifinale. Sono risultate le due squadre in finale: Radio Odissea di Pescara alla mia sinistra e Radio Parsifal Pescara alla mia destra. Antonio, cosa segui? A volo d'angelo. Un tuffo a volo d'angelo. Vai, Antonio, lo faranno santo per questo tuffo a volo d'angelo. Pronti, via! Ecco qua un tuffo a volo d'angelo. Va bene. Seguo un tuffo alla Kraus di Biasi con doppio salto mortale e avvitamento. Con giravide. Ecco allora, un tuffo alla Kraus di Biasi con avvitamento laterale, doppio salto mortale. Una cosa pazzesca, insomma. Vai, vediamo un po' cosa viene fuori. Pronti? Via! Ecco, è partito anche Fabio. Una colonna enorme d'acqua, circa 2 tonnellate. Allora, tu come ti chiami, Dario? Dario. Paolo. Allora, cosa seguite? Un tuffo danzante. Allora, Dario e Paolo, un tuffo danzante. Via!
tanto bene. Il tuffo danzano, una nuova scoperta per ballare d'estate anche in acqua in mare. Intanto chiamerei l'arbitro qui, finita in parità, quindi di nuovo la situazione la vuoi ricordare? Beh, noi perdiamo. Ecco, perdete, Radio Basi va perdere per 14-12, quindi Radio di 6 in vantaggio con 14 punti. Speriamo che riusciremo a realizzare qualche punto. Speriamo. Perché... Tempi davvero pionieristici, Stefano Cardelli. Guarda, queste cose veramente carine, perché a parte il mare di Pescara senza scogli, si vede più pulito. Luciano Marrone, mare più pulito. Luciano Marrone giovanissimo, Paolo Sala, un altro Paolo DJ Sala, no? Famoso, Vincenzo come al solito, l'istrione della situazione. Niente, oggi nostalgia, nostalgia di Calandia. Nostalgia Calandia. Luciano, ti abbiamo visto, davvero eri un bel ragazzo. Ero uguale però, sì, come si diceva, qualche capello fa. C'era qualche capello fa, uguale. Anche Vincenzo non scherzava, sì, come presentatore, ancora meno, cioè sì, si vedeva, sì, proprio, la stoffa era quella, un grande personaggio. Ci ho messo tempo a trovare una mia, però sono sempre stato un po' così, cioè mi piaceva presentare, star dentro, fare imitazioni, però anche... Mi piaceva molto che i ragazzi avessero la possibilità di divertirsi, quindi facevo questi programmi così. Mi ricordo che addirittura una volta, quando è uscito il Windsurf, facemmo anche con il grandissimo Maglio Ricci un programma proprio per insegnare a portare il Windsurf. Quindi era una televisione, insomma, dove abbiamo sempre anticipato le cose per le idee, cioè questo, come abbiamo visto il telegiornale prima, poi cominciamo a fare... tramite anche Parsifal, dove io facevo radio, in quel tempo facevo radio e televisione, e in radio andavamo a portare, cioè facevamo il fermo posta, la gente scriveva e ci chiedeva radiofonicamente di telefonare all'amico per dirgli delle cose, quindi un po' quello che fa adesso la Maria De Filippi. Quindi... E poi, come si diceva prima, ci si divertiva con poco. Sì, sì, questo sì, ed è normale perché effettivamente non c'è nulla e... la possibilità che avevamo di incontrarci, divertirci, era sicuramente più semplice perché era proprio insito nella società, c'erano le comitive, quindi il passo era breve, ecco, i modi incontri, eccetera. Quindi, e qui ha giocato un ruolo molto importante poi anche la discoteca, ripeto, perché la discoteca, poi insomma, ricordiamo le discoteche storiche, ci stava allora c'erano il Flexus, c'era il Lenny, Blue In, il locali storici, sì, località vero storico, Whisky a Go-Go, Lonipot. Quindi voglio dire, e a proposito di discoteche, Mauro, abbiamo visto anche un Paolo Sala che non è cambiato quasi per nulla, è rimasto uguale, pesa uguale, stessi capelli, stesso formato, stesso uguale. Dobbiamo chiedergli il segreto. Dobbiamo chiedere il segreto a Paolo. Davvero una cosa eccezionale. La discoteca, comunque, mi collego a Vincenzo. La discoteca prima era vista come un luogo di incontro, un luogo dove era stimolante mandare i propri figli, diciamo, per conoscere altri amici, creare situazioni di crescita personale, sfogarsi, perché no, ma con cose normali. Oggi purtroppo i locali, perché hanno avuto questo periodo un po' di crisi? Perché purtroppo sono stati gestiti, a parte male, ma poi sono stati visti come un carrozzone di qualcosa che dovesse essere come un rifugio, un peccatorum. Invece non è così, perché il locale si può ancora vivere in maniera serena, divertirsi, creare gruppi, creare amici e perché no ascoltare un po' di buona musica. A proposito di locali, a proposito di nostalgia, c'è nostalgia in Stefano Cardelli per tutto quello che ha fatto, ha realizzato, ha portato avanti con la mitica discoteca La Fabbrica e che purtroppo ad oggi a Pescara non c'è più. Ma più che nostalgia, adesso c'è un pensiero sul fatto che non esistono locali a Pescara. Purtroppo. Fondamentalmente esiste solo il Megà, che ha appena riaperto, però dopo una lunga chiusura, quindi... ha cambiato diverse gestioni. Un punto di aggregazione grande, o comunque anche medio grande, non esiste più, e questo fa un po' pensare. È vero che la discoteca è in crisi a livello sicuramente italiano, che già in Spagna è diverso, però per esempio Riccione non è più la Riccione degli anni 80, come non lo è Rimini. C'era una via, la famosa via della collina, dove non sapevi dove andare per primo, per tutti i bellissimi locali che c'erano. Adesso molti sono trasformati in night, molti hanno chiuso,
così nelle Marche, dove esiste un solo locale grande, importante, che è Civitanova Marche, quindi non è più purtroppo il punto di aggregazione pulito. Come mai, scusa, ecco. Visto che tu sei... secondo me è cambiata proprio la moda, i locali poi hanno preso tutti quanti una via negativa, come ricordavi tu prima, Lenny, Onepot, Silvanella, Niagara erano punti belli dove comunque il divertimento era sano. Certo, voglio dire, la scazzottata capitava, sì, lo stesso, però sono cose gestibili. Capita adesso, anche oggi in altri ambiti. Ma assolutamente ma era goliardica, però il locale come discoteca degli anni 80-90, ma anche 2000, inizi 2000, non esiste più fondamentalmente. Io credo che ci sarà un ritorno quando probabilmente esisteranno anche persone che le sanno gestire bene queste situazioni, che ormai professionisti del settore. Ormai sono imprese grandi a tutti gli effetti, anche la stessa fabbrica comunque vedeva 45 dipendenti, quindi la Merkel, che fu un grande scandalo quando fu chiusa, in realtà quando fu chiusa la fabbrica non fu uno scandalo, quella aveva 100 dipendenti, questa ne aveva 45, quindi voglio dire, forse non si è mai capito l'indotto che si crea con un locale, considerando che la fabbrica rinnovò Porta Nuova. Dietro la fabbrica nacque Viale Pindaro, con tutti i localini di Viale Pindaro, ma anche Corso Mantonè, Via delle Caserme, sulla scia, sull'onda di questo successo, di questa discoteca abruzzese, comunque del centro-sud italiano, famosa, dove comunque ha ospitato tutti i più grandi artisti italiani e non, come musica dal vivo. Quindi secondo me ce n'è bisogno. A Pescara, se ci fossero imprenditori come all'epoca furono i Di Vincenzo a Pescara, i De Nardellis e Savina a Vasto con l'Aqualand del Vasto, sì, o Pedicone al Plaza di Tortoreto, cioè imprenditori che investirono il tempo libero creando dei centri polifunzionali in cui c'erano anche le discoteche o degli spazi live. Adesso purtroppo non c'è uno spazio live, Vincenzo lo può testimoniare, live significa non solo musica ma anche cabaret, spettacolo, teatro, quello che è, non c'è come punto di aggregazione per fare una rassegna come era quella della fabbrica ai tempi, certo, degli anni 96-2002. Sì. Luciano Marrone, le discoteche risorgeranno? Sì, prima abbiamo avuto i grandi locali, poi i piccoli locali, adesso vanno i ristoranti che fanno anche ballare. Che futuro avranno le discoteche secondo te? Guarda, la voglia di discoteca c'è sempre, perché l'estate tutti gli stabilimenti balneari, Stefano ci insegna, certo, cioè Nettuno, certo, certo, che lavora anche d'inverno, tra l'altro fai le serate, però l'estate abbiamo tutte discoteche lungo il mare di Pescara. Quindi c'è voglia continuo, di ballare, di divertirsi, discoteca, no? Sì, sì, quindi ritornerà. Dovrebbe tornare una sorta di anche... discoteca applicata allo spettacolo, nel senso, mi ricordo per esempio l'Altro Mondo Studios di Rimini, cioè ci si partiva da qua, ma lì dentro c'erano spettacoli proprio che sfruttavano il momento, sai, i robot, le cose, cioè, c'era, Darth Fan, quello di Star Wars, insomma, facevano degli spettacoli, uno partiva qui perché era oltre a ballare, ma c'era anche questa emozione di vedere queste, quindi credo che potrebbe essere una soluzione fare una discoteca importante con degli effetti speciali, non so, con delle cose. Se lo augura anche Mauro Cesaroni, perché i ragazzi oggi hanno bisogno di DJ nato, il nostro Mauro. Comunque, facendo corsi e ricorsi storici, andiamo avanti proponendo un'altra clip, restando in tema, professione DJ. Vediamo di cosa si tratta nello specifico. Salve a tutti, ci siamo lasciati, si può dire, con queste immagini, cioè quelle del Flexus 2 di Francavilla al Mare, ed eccoci qui di nuovo a riprendere questa puntata in compagnia di una nuova rubrica che porteremo come novità in questo programma 1980-81. Il frastuono è tanto, c'è tantissima gente in questo sabato fantastico, e la rubrica si chiama appunto mestiere, ecco, professione DJ. We'll be right back.
ha detto che se il te- ha detto alle luci. Chi te l'ha detto? Me l'ha detto il disc jockey. Ebbene sì. Ebbene sì. Ci vuole qualche particolare qualità per fare il tecnico. Bisogna essere belli. No, vabbè, bisogna capire la musica così uno capisce il disc jockey. E quindi fare... bisogna essere affiatati anche col disc jockey, diciamo il braccio destro del disc jockey. La spalla. La spalla. Senti un po', tu quanti anni hai? Perché? Così? Perché? 22. 22. E sei contento di venire qua a sfogarti il sabato? Certo. Come tutti, penso. Sì. Allora ti saluto e buon lavoro. Ah, mi hanno detto che sei anche il distributore di adesivi. Quindi chi vuole essere gli adesivi può venire a prendere al nostro Enrico. Sì. E rientriamo in studio, si sorride, c'è tanta allegria. Stefano Cardelli, come è cambiata la figura del DJ nel corso degli anni? Una figura centrale, emblematica per certi versi. A parte che i DJ prima facevano proprio un lavoro. Prima Vincenzo ricordava che andavano a Rimini, riportavano le cassette, addirittura loro andavano a comprare i dischi a Disco Più, che era il rivenditore dei pezzi che sarebbero andati di lì a poco di moda, e quindi salivano, scendevano, riportavano, e prima ancora, in contemporanea, i proprietari di locali avevano sopra, nel caso dell'Enni, una sorta di archivio, di magazzino con tutti questi vinili. Suonare col vinile chiaramente era molto diverso rispetto a adesso che si suona col computer. E con l'elenco. E il DJ doveva studiare, applicarsi, adesso fa quasi tutto il computer, quindi addirittura mi spiegavano dei DJ che hanno proprio dei mezzi che si chiamano sync, eccetera, eccetera, e quindi lo fa da solo il mix tra due pezzi, o comunque aiutato da... Quindi che percentuale aveva il DJ nel successo di una struttura? Tantissima, assolutamente sì. Ma non parlo necessariamente degli anni 80, anche negli anni 90 erano movimentatori, se così mi si può dire, di flussi di gente, cioè dove c'era l'X personaggio c'era gente, dove c'era un altro personaggio c'era meno gente. Luciano, erano più importanti dei PR, di coloro che lavoravano per portare gente in un locale? Sì, mi sembra che i PR poi non esistevano, esistevano i propri DJ che portavano dietro le persone a ballare in discoteca. Quindi importantissimi questi giochi. C'erano delle tecniche proprio importanti, perché come diceva prima lui, cioè adesso si coordina, si sincronizza, ma una volta c'era la famosa, cioè lo spauracchio dei DJ era la galoppata, che era praticamente quando una volta si metteva si mettevano i brani insieme, li si tenevano un po' insieme e poi c'era il momento di staccarli. Se non mettevi bene a tempo, succedeva il controtempo, e là ti giocavi la carriera. Quindi si mixava con i sudori, insomma. Cesarone non lo posso chiedere perché è di parte, ma Stefano Cardelli, che è un manager, è stato un manager del settore, i DJ abruzzesi cosa hanno avuto da imparare rispetto ai più blasonati disc jockey romagnoli? Perché in genere noi siamo stati spesso e volentieri colonizzati, tra parentesi, da coloro che venivano dalla costa romagnola. Non sono d'accordo, perché loro chiaramente andarono a imparare in altri luoghi, senza ombra di dubbio, però noi abbiamo avuto fiori di DJ famosi a livello italiano, senza ombra di dubbio. Vogliamo ricordarne Claudio Di Rocco, Ivan Iacobucci, questi sono quelli che hanno avuto sicuramente più fortuna di tutti quanti, perché comunque erano DJ resident del Cocorico, del Titilla, che erano due locali cult degli anni 80-90, no, 80-90 ed oltre, ma fino a pochi tempo fa. No, Heinz era un DJ di Chieti, per Dellone, questo per esempio è Mimmo. Un disco fatto dal proprietario dell'Enni, proprio inciso su vinile, Mixone, che è Mix One, non so come, una cosa
che si faceva all'epoca, Raffaele. Veramente cose all'avanguardia queste sono, certo. Perché dopo sono usciti i CD dei locali, invece questo addirittura vinile. Ecco. No, i DJ nostri abruzzesi hanno fatto tanto. Quindi nulla da invidiare agli altri, giusto? Rivendichiamo no, anche la paternità no. professionale di questi professionisti. Beh, loro della console. Probabilmente sono cresciuti andando a Riccione, vedendo Riccione, ma non credo, perché guarda, Ivan Iacobucci è un prodotto derivante dall'Enni, quindi i primi dischi li mise là. Poi ebbe la fortuna o di essere visto là dentro oppure sì. Quindi ma anche gli stessi DJ attuali o comunque fino a qualche tempo fa, Mauro, Claudio Corna, Marco La Sorda, hanno comunque suonato nelle Marche, in Abruzzo, nel Molise. Io come agenzia li vendevo a local bus, anche mitica sì, local sì, bus sì, come no. Mamma mia, cosa dovevano avere Luciano Marrone i DJ negli anni 80 90 per fare la differenza? Beh, questa è una domanda che dovresti fare all'imprenditore della notte, delle discoteche, a Stefano. Io con la radio ma in soltanto... radio non c'erano i DJ anche? Sì, certo. Col vinile siamo fa da quando ha abbandonato il vinile? Io avevo nella notte dei tempi avevo tutta la stanza piena di vinile, Vincenzo lo ricorda, no? Sì, poi sì. Negli anni 90 sono arrivati i CD, ma i vinili tanto dischi vinili ce l'ha ancora Luciano Marrone in radio, magari non a prendere la polvere, non ce l'ho no. più, peccato, ha fatto l'umino i vinili. Sì, sì, i sottovasi Eccolo. Andavamo poi noi a Rimini a comprare le anteprime, cioè, Le anteprime a Rimini andavamo a comprare, poi a Discover, no? E sì, andavamo sì, il sabato, aspettavamo i dischi mix con Capitano America che faceva il programma di discoteca ai primi tempi, che poi tra l'altro lasciatemelo dire, io nel 90 ho aperto Radio California proprio perché volevo immortalare gli anni di 80 e 90 con la seconda radio, quindi Parsi fa il top 40, fa la musica attuale. Però con California noi siamo la radio degli anni 70, 80 e 90. Raccontiamo tutta questa storia che stiamo dicendo oggi. Per quello che hai detto. La vogliamo continuare a fare. L'estate, non ti nascondo che con Luca Teseo stiamo facendo Hot 90, perché la sera, l'estate, si deve mettere la musica di discoteca. Sì. Mauro Cesarone, prima c'era senz'altro più gusto a fare il DJ, giusto? Rispetto sì, ad oggi, sì, però, troppa tecnologia sì, oggi. Però noi oggi riusciamo ancora a dare un prodotto originale. In che senso? Spieghiamo. Nel senso che a Nettuno, dove stiamo parlando prima, stiamo organizzando una serie di eventi che prendono spunto proprio dalla voglia di stare insieme, dalla musica bella, quella che dico bella perché non è che la musica di oggi sia brutta, è che la produzione musicale si è concentrata molto dagli anni 70 agli anni 90, poi è andata un po' a scendere, cioè su 100 brani prodotti negli anni 70, 80 e 90, 80, 85 brani erano belli. Oggi su 100 brani che si fanno, forse sono belli 10-15. Penso no, di aver detto una cosa giusta, ok. Quindi stiamo continuando a dare un prodotto sano, divertente, che prenda spunto proprio dall'ascoltare la buona musica con gente insomma un po' selezionata, amici che certo. Hanno piacere di stare con noi. Tra l'altro mi collego a quello che dicevano loro, dicendo che la tecnologia è andata avanti e l'ultima fabbrica di CD mi sembra che abbia chiuso proprio una settimana sì, fa, sì. Se non sbaglio, non so di oggi. Quindi purtroppo si va avanti. Purtroppo. Speriamo che qualche tradizione bella resti. Esatto. L'abbiamo vista come presentatore, come cabarettista, ma ha fatto anche il DJ Vincenzo Olivieri, perché io? Vedo che si inserisce una certa disinvoltura nei discorsi. No, sì, mi piaceva perché faceva parte un po' anche del... A me piaceva smanettare. Che quelle cose che vedevi lì, che vedi... Cioè, non è che c'era... Non avevamo il tecnico che monta... A parte che i montaggi si facevano con i nastri, quindi non è come adesso che vai a prendere il file, no. Serve quell'inquadratura, vai in archivio, arrampica, ti prendi il nastro, lo devi visionare. Cioè, era una cosa artigianale, per fare un programma del genere era una cosa molto difficile. E quindi, essendo così un po' pratico anche di strumenti per... Sì, mi sono avvicinato una volta, però... Ci ho rinunciato. Una volta ho fatto il DJ in una discoteca, non dirò mai. Dici. Discoteca dell'entroterra, ma truccato. Gente strana. Una volta sola, così per... Benissimo, vediamoci perché purtroppo il tempo è tiranno, il tempo stringe. L'ultima clip tratto proprio da una serie televisiva che ha avuto un largo successo, Poker Dazzi. Vediamo cosa abbiamo preparato per voi. Riapre la ferriata, mezze nude sono scappate, gli ha toccate una sola stroppiata.
né te preoccupa, Maria Lisi cacciare fa. Abba, ma che stai a dire? Ma sei che di stupidaggine sopra questo lì? Ma che fai, lo metto nei gamberi? Mi scendo la vai in giro. Ma per favore, non mi dite queste cose a me. Che stai a dire? Ma ti detto di devo stare lì. Disco è mica e me lo già stesco da me. Perché in quel momento in cui tu mi stai a dire, allora io a tua mezza che ti no, perché io vado veramente questa sera a Malaya, se non vieni ti minaccio con la spada che questa taglia. Cioè, tu devi venire, non mi fai arrabbiare. Io non vengo. Devi venire, ho detto, devi venire. Ma che fai? Vai, oh, rompi tutto, no. Allora venite voi con quelli dell'ospedale. Uno, due e tre, come on. Uno, due e tre, dai. 1, 2, 3, dai! La cosa proprio che colpisce è questo programma. Ci sta per esempio Dallas. Ma io non capisco Dallas che cosa è. Tu vedi una prateria, no? Tutta una distesa che ci sta di cavalli. Tu immagini, ci sta di cavalli, una prateria, ci sta di cavalli, le vacche, no? No, ci sta le porche, le porche. Che non sono le porche, pure lì ci stai buttando, no, le porche delle macchine, e dopo sta il latte tutto nero, là, si capisci che cos'è? Una cosa strana, che dopo ha avuto un successo strepitoso, infatti dopo di Dallas hanno fatto De Gregoris, che sta avendo un altro successo strepitoso pure è. One, two, three. Ok, what you were doing with com'è? Il patano, no? Salve, ci troviamo all'Apocalisse 2500 con il vostro Mario che vi presenta Gioca Giovanni. Zappare! Musicare! Parlare! Caccio! Cervedeme! Scoppate! Tezzare! Sementare! Fresare! Tusciare! Ciccicare! Cioè, noi tutti, no? Te salutiamo, no? Cioè, ci ha fatto un sacco piacere, cioè, che tu sei venuto qui a pescare, cioè, però ci devi tornare, no? Cioè, non è che adesso, cioè, te ne vai dopo, cioè, non te fai... C'è donno, c'è donno! C'è donno, ma ci devi tornare veramente, però, eh? C'è donno volentieri, così ci facciamo una gran magnata, vero? Che è la cosa più importante. Grazie a voi, grazie a tutti. Davvero un'esclusiva molto interessante, ma confidenza per confidenza. Sì. Vincenzo Olivieri, abbiamo fatto davvero felici tanti nostri telespettatori che a più riprese hanno richiesto immagini di Mario Di Spoltore. Che bello! Sì, qua addirittura, guarda, stiamo vedendo, una volta sono andato allo stadio, durante l'allenamento in Pescara, quello mi sa che è Nobili e Repetto, mi sa che ci stavano lì. È Nobili, ha tirato dentro. Insomma... erano delle cose veramente particolari. Stavi dicendo, scusami. Mario Di Spoltore, sì. Un grande personaggio, forse sì. Un personaggio che ti ha reso davvero celebre. Sì, Mario Di Spoltore, vabbè, è nato così. Fra l'altro l'abbigliamento è dovuto al fatto che praticamente Elia Iezzi aveva nel suo studio questo vestito che era blu e il cilindro. E quella volta ho inventato questo personaggio, mi sono messo questi ed è rimasto, poi me li ha dati e ci ho fatto, vedi, l'unica cosa particolare è la camicia a quadri, un po' da è così, però in realtà quello è un vestito che ho preso da un successo grande... forse paragonabile a quello avuto con Tarpanotti, sì, qualche anno dopo, ovviamente. Sì, qualche anno dopo, nel 90 con Tarpanotti. Questo è stato un successo perché allora era anche vero che
l'alternativa era Rai, una novità, anche perché insomma TVQ allora, cioè ci stava Rai 1, Rai 2, neanche Rai 3, e poi ci stava TVQ, quindi gli ascolti erano terrificanti, cioè io dovevo praticamente, quando finivo la trasmissione, per evitare la gente che mi stava aspettando, mi cambiavo, quindi uscivo, ero un ragazzino, quindi là mi attribuivano probabilmente molti più anni, aspettavano questo Mario Spoltore che uscì, già ero uscito, ma non se ne era accorto nessuno perché non pensavano fossi io. Te lo ricordavi così, Stefano Cardelli, Mario Rispoltore? Sì, Mario Rispoltore me lo ricordo perché fu, e come dice Vincenzo, all'epoca non era né telefonino né niente, niente, c'era solo televisione, quindi come non proprio, anzi oggi un sacco di ricordi e poi riescono insieme alle immagini. È una Marcord piacevole, sì, anche per Luciano. La fine del mondo, no? Sì, sì, nasce... sì, anche lì ho fatto anche in radio i primi tempi, poi l'ho lasciato a favore del di tempo. Altri personaggi. No, Mario Spoltore raccontava lui degli aneddoti di campagna e diceva che il figlio c'era col figlio, si incavolava sempre, che diceva: ma questi qua che praticamente stanno a fare questi programmi porcicoleali, ma porcicoleale mio figlio, che ha padre lo porco è stato alla fine, stupidaggio, però per dire, erano cose così per il contadino che... Un'ultima confidenza, perché sì, siamo in chiusura, tanti personaggi creati e tanti personaggi di successo, ma Vincenzo Olivieri, in tutta sincerità, a chi si sente più vicino, più legato? In che senso? Come sentimentalmente e artisticamente? Dei personaggi? È difficile perché sono tutti quanti, poi dipende dai periodi, per esempio questo periodo qui, vabbè, senza dubbio Mario Rispoltore, Tarpanotti, va bene, diciamo che è un'estensione di Mario Spoltore. Poi per quanto riguarda il dopo, sicuramente il dottor Carmelo Fiordibene, che è proprio un personaggio che è venuto fuori dalla realtà, la previsione del tempo, lo dicevo, perché aveva previsione del tempo, sì, anche si prevedono terremoti, esatto, sì, quello che faceva le previsioni del tempo, il maresciallo stupito si chiamava, il colonnello stupito, che si stupiva, diceva oddio quando piove, capito? Cioè faceva le previsioni e si stupiva del fatto che piovesse tanto, oppure era una cosa così. Questi personaggi, che era un po' la caratteristica di essere un po' sui generis, il dottor Camillo Fiordibene prende vita da una persona veramente esistita, nel senso una persona che si spacciava per essere un dottore, e è stato scoperto perché una volta stavano tutti insieme, sento male uno, ha detto un dottore, è lui, no? E lui è andato là, ha preso il polso, ha detto no, questo viene, dategli una limonata, quello probabilmente era morto, non lo so, per dire, quindi cioè, da lì mi è venuta l'idea di fare un dottore, di fare il dottore che sapeva tutto ma che in realtà poi non sapeva niente. Bene, Mauro Cesarone si è divertito oggi? Tantissimo, sì, abbiamo parlato di cose interessanti, divertenti, soprattutto un tuffo a quello che siamo stati e spero quello che saremo ancora, perché senza un po' di sano divertimento che facciamo? Mi sono divertito anch'io, per il momento grazie, magari ci daremo appuntamento nuovamente qui per ripercorrere altre pagine del divertimento notturno grazie e non voi, della nostra grazie regione. Grazie a Stefano Cardelli, Luciano grazie Marrone, Vincenzo Olivieri e Mauro Cesarone, grazie a voi per averci scelto da casa, l'appuntamento con il nostro programma la prossima settimana. Ciao a tutti! Caffè. Grazie. 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 Quanto zucchero? Uno. Uno anche per me. Ma che avete da ridere voi due? Abbiamo deciso che il bambino si chiamerà Giovanni. Come te. Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800 03 0407.